Presidente Antonio Tonacci, una partita bellissima, emozionante. Serviva a vincere per insomma, arrivare più sereni a gara 2 mercoledì a Monza. E adesso come si mette questa serie? Ma noi avevamo parecchia preoccupazione perché i giocatori oggettivamente sono parecchio usurati, vista la serie interminabile, bellissima, ma assolutamente difficilissima e complicata da un punto di vista fisico con Trent. Quindi avevamo una grossa preoccupazione, anche perché invece Monza veniva da un paio di settimane di riposo. Avevamo anche la mancanza di Hernandez, che insomma, per noi è stato l'attaccante più forte del campionato, per cui è chiaro che c'erano tutta una serie di situazioni complicate per noi. Il primo set l'ho dimostrato perché abbiamo fatto fatica a trovare la quadratura del cerchio, poi con un rimescolamento da parte di Vincenzo Di Pinto siamo riusciti a trovare comunque un equilibrio, e poi pian piano, perché questa qui è una squadra che comunque ha bisogno di lottare per poter vincere, poi la mancanza di Fernando da questo punto di vista ci ha costretto ad avere molta più pazienza. Comunque, l'Europa è un sogno o è qualcosa di realizzabile? Noi siamo qui a sognare da tanti anni, i sogni piano piano li stiamo raggiungendo, come dice una nota canzone, ma non è più un sogno, nel senso che io credo che la cosa è alla nostra portata. Ovviamente tutto deve funzionare per il meglio, dobbiamo recuperare gli infortunati, Ciccio Del Vecchio che ha cominciato ad entrare in seconda linea, Fernando che deve recuperare da un infortunio che l'ha tenuto lontano, come dicevo, da questa partita. Io credo che non si possa più parlare di sogno, cercheremo di dare il massimo proprio della visibilità, perché vorremmo, nel caso si superasse questo turno, dare ai cittadini e diciamo, ai tifosi della provincia, della regione, la possibilità di vedere in casa la Final Four. Ci proviamo.